Bentornati amici di pomeriggio, eccoci qua al nostro incontro, ve l'avevamo preannunciato, due ospiti importanti per un progetto di rinascita delle aree interne. Fare impresa nelle aree interne è il sottotitolo e invece il progetto si chiama Officine del Gran Sasso, è stato presentato proprio qualche giorno fa, la scorsa settimana. In studio con me Alessandro Perfetti, coordinatore del progetto per Itaca Sviluppo Locale ETS, e Eleonora Coccagna, che è coordinatrice di tante linee di attività del progetto, adesso ce ne parlerà fra un minuto. E quindi benvenuti cari ospiti. Grazie, grazie dell'invito. Grazie. Alessandro Perfetti, questo progetto, iniziamo subito dal coordinatore, questo progetto che nasce proprio in coprogettazione con il comune di Fano Adriano e finanziato dal PNRR. Esattamente, sì, è un progetto che Itaca, Associazione per lo Sviluppo Locale ETS, ha presentato in regime di coprogettazione. Insomma, questo regime è anche abbastanza innovativo di presentazione e di gestione di progetti finanziati da fondi pubblici, con il Comune di Fano Adriano che è il soggetto attuatore. Come dicevi tu, si tratta di un avviso dell'Agenzia di Coesione a valere sui fondi del Programma Nazionale di Ripresa e di Resilienza, esattamente la misura infrastrutture sociali di comunità. Ecco, diciamo che questo progetto intercetta quindi finanziamenti di Next Generation EU per 300.000 euro per un progetto che dura tanto tempo. Dura tanto tempo, sì. La scadenza attuale del progetto è fissata al 30 giugno del 2025. Quindi diciamo è un progetto che... Perché c'è tanto da fare. Esattamente, esattamente. Quindi per scendere un po', se avessi voluto chiedermi questo di qui a poco, insomma per scendere un po' nel dettaglio delle azioni, allora innanzitutto, come tu dicevi, questo progetto ha un claim che è fare impresa nelle aree interne, e da qui noi capiamo sia qual è la localizzazione del progetto, cioè il cratere sismico abruzzese 2016-2017, che vede in Fano Adriano diciamo un polo attrattore, un polo propulsore, quindi che in qualche modo conglomera attorno a sé tutta una serie di azioni per il rilancio socio-economico e per la ripresa produttiva, turistica e culturale e sociale di quei territori. Questo è un bando è un progetto molto articolato, Officine del Gran Sasso, perché si sviluppa essenzialmente in sei ambiti di intervento. Il primo ambito di intervento vede degli investimenti di carattere strutturale, perché tramite i fondi del progetto è in corso di rifunzionalizzazione, di rinnovamento completo, la sala polifunzionale dell'ex ostello che si trova a Fano Adriano. Che attualmente esistente verrà completamente riallestita per accogliere essenzialmente spazi per la progettazione condivisa, postazioni di coworking, meeting, formazioni. Allora, sono sei postazioni che intendiamo, esattamente. Poi ci sarà tutta una serie di dotazioni tecnologiche a servizio e a supporto dell'operatività della sala. Quindi parliamo proprio di hardware, software, connessione internet potenziata. Poi ci saranno anche sale per riunioni, sale conferenze, perché l'allestimento comunque è un allestimento di carattere modulare e modulabile, che consente anche, come dire, la trasformazione provvisoria e contingente degli spazi per le varie esigenze. Tra l'altro, dell'allestimento, proprio il coordinamento è stato di Eleonora Coccagna. Eleonora, appunto, un allestimento pensato per rivedere anche un po' l'utilizzo di questa sala, no? Che oggi esiste, diciamolo, è anche utilizzata dal comune, ma è un po' più ingessata forse. Noi abbiamo ripensato, io e Fabrizio Sannicandro abbiamo ripensato questa sala in funzione anche alle esigenze del paese, quindi c'era bisogno di una sala convegni in ogni caso, perché è l'unico spazio grande di Fano Adriano, però abbiamo voluto, ecco, renderla, come diceva Alessandro, modulabile, quindi diciamo che poteva prendere aspetti diversi a seconda delle esigenze, fermo restando che serviva uno spazio di coworking, proprio delle postazioni attrezzate.
E tra l'altro tutte queste divisioni, queste pareti divisorie sono state, ripropongono quello che è anche il logo di Officine. Ecco che possiamo tra l'altro vedere, se la nostra regia ora lo manda, si vede, ecco, un logo che proprio richiama un po' quello che è il sapore di questo progetto. Sì, perché Officine è il nome del progetto, ma anche il nome dello spazio. Noi vorremmo che questo spazio, che comunque rappresenta una ricchezza per tutto l'Alto Vomano, perché non c'è una sala così grande nell'Alto Vomano, tra l'altro attrezzata con foresteria sotto, bar e ristorante sotto ancora, quindi insomma è uno spazio importante, e dovrebbe diventare quindi il cuore della città, cioè non soltanto da utilizzare quando serve perché c'è una riunione, ma dovrebbe a nostro avviso diventare un punto di riferimento, cioè dove veramente si può andare a lavorare, dove si possono andare a fare delle riunioni di coprogettazione anche per l'organizzazione degli eventi. Questo è il senso. Ecco, tra l'altro, tra le linee appunto di attività, di progetto, insomma, questa sala lavorerà parecchio. Esattamente, no? Esattamente, perché tornando un po' agli assi dell'intervento, oltre alla rifunzionalizzazione degli spazi della sala polifunzionale, abbiamo una serie di servizi rivolti alla comunità, rivolti al sistema delle imprese, rivolte al terzo settore, all'associazionismo, al mondo della ricerca e dello sviluppo. Ad esempio, il progetto ha attivato un servizio di supporto alle imprese che si sostanzia in uno sportello, sia fisico lì nei locali della sala polifunzionale riallestita o di carattere, ma nello stesso tempo anche di carattere virtuale, e che si presta a fornire più o meno 350 ore di assistenza gratuita ad un certo numero di imprese che appunto necessitano di informazione, consulenza, assistenza per tutte le problematiche relative allo sviluppo dell'impresa, alla velocizzazione del market placement e quant'altro. Quindi questo sportello impresa è rivolto a chi? A tutti coloro che vogliono fare impresa o hanno anche... o che fanno già impresa. È uno sportello che fornisce, ripeto, informazione, consulenza, assistenza nel mondo dell'imprenditoria per coloro che aspirano a diventare imprenditori, ma anche per coloro che già gestiscono un'impresa e quindi vogliono, ad esempio, compiere delle azioni di innovazione di processo, di prodotto, di carattere organizzativo. Ecco, quindi la platea è ampissima. Ricordiamo che è un servizio completamente gratuito, viene offerto dal progetto proprio Officine del Gran Sasso, quindi direi proprio un'occasione assolutamente da cogliere al volo per tutti coloro che hanno intenzione o hanno già un'impresa. Quindi approfittiamo di questi esperti, di questi professionisti che sono a disposizione nell'ambito del progetto proprio per aiutarvi. E tra l'altro ho letto anche nel comunicato che è stato così nella presentazione alla stampa del progetto che c'è stata proprio la scorsa settimana, anche il Resto al Sud ha ha uno sportello dedicato, accreditato a Fano Adriano. Esattamente. Il comune di Fano Adriano si è accreditato presso Invitalia per ottenere l'assegnazione di questo sportello. Lo sportello Resto al Sud è uno sportello appunto gestito a questo punto nel quadro delle attività di Officine del Gran Sasso, quindi rifluisce all'interno delle attività di Officine del Gran Sasso. Anche questo è un servizio di informazione, di consulenza e assistenza per tutti coloro che vogliono accedere ai contributi della misura nazionale di Invitalia, che è una misura nota, particolarmente interessante per gli aspiranti imprenditori. Ecco, quindi assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un sito attivo per tutte le informazioni, che è www.officinedelgransasso.it, quindi anche in questo caso la regia ci aiuterà perché sta mandando in onda proprio l'indirizzo, si può andare a vedere lì tutte quelle che sono. Ma oltre a questo, perché Officine veramente io
ha un'incredibile varietà di attività che sta mettendo in piedi nelle aree interne. Ci sono anche degli appuntamenti importanti. Sì, ci sono degli appuntamenti importanti. Del calendario degli appuntamenti immagino che parlerà, insomma, dopo di me la collega Eleonora. Io però vi dico già sin da adesso che il 1° ottobre partirà un'azione importante del progetto, che è il programma di accelerazione. È un programma che si svilupperà in un arco temporale di 6-8 settimane dal 1 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025. Quindi sono ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sì. 4 mesi di accelerazione. 4 mesi di accelerazione. È un programma rivolto anche questo sia a aspiranti imprenditori, start-up, e quindi realtà che si sono da poco affermate nel mercato o che aspirano ad affermarsi nel mercato, ma anche rivolta ad imprese già esistenti che decidono però di accelerare il proprio business, quindi ad esempio migliorare il posizionamento competitivo nel mercato. Questo è un programma più avanti, insomma, ne saprete sicuramente di più. Immagino che farete una comunicazione proprio ad hoc per questo programma di accelerazione. Esattamente, perché precederà il programma di accelerazione una call for ideas, cioè un bando rivolto ai destinatari del programma per raccogliere le idee e le proposte che poi in qualche modo faranno accedere al programma di accelerazione. Quindi per il programma di accelerazione diciamo sin da oggi che tornerete a trovarmi per spiegare bene tutto il funzionamento di questa attività. Quindi preparatevi, imprenditori, perché c'è da accelerare, schiacciare il piede sull'acceleratore per andare più veloce in meno tempo, quindi a questo serve. E invece un ricchissimo programma di laboratori formativi, di laboratori proprio tematici, sta partendo proprio ora, perché oggi è mercoledì e ce n'è uno proprio alle porte. Eleonora, di che si tratta? Parliamo proprio dei laboratori tematici. Allora, il 6 aprile verrà a trovarci. Quindi stiamo parlando di sabato, sì. ci siamo, prendete. Sì. Naturalmente possono partecipare, cioè chiunque può partecipare, arriverà il presidente di cooperative di comunità Conf Cooperative Habitat, e lui è Massimiliano Monetti ed è anche ideatore della rete abruzzese Borghin, che riunisce 30 cooperative di 30 borghi, cioè lui ha realmente visto, toccato con mano i risultati di, diciamo, relativamente alla carenza di servizi dei piccoli paesi, relativamente alla mancanza di occupazione, attivando queste cooperative di comunità, quindi in cui partecipano residenti. Ecco, che sono le cooperative di comunità, perché non tutti, no, sanno di che si tratta. Si tratta di diciamo imprese per opera della collettività di un paese, il che vuol dire che deve riunire realmente molti residenti, operatori economici, proloco, associazioni. E al contrario, diciamo, di quello che fa la proloco, che lavora anche, no, a questo aspetto di comunità, in realtà questa è un'impresa profit, quindi può generare profitto e può dare lavoro. Questa è la differenza. Siccome questi paesi sono molto spesso carenti di servizi, non c'è occupazione, ci servirebbero, no, delle cose, ogni paese poi ha delle sue caratteristiche, così le comunità prendono una forma piuttosto che un'altra. E alla fine queste cooperative abruzzesi, che sono soprattutto spostate sul Chietino e l'Aquilano, hanno un bilancio dalle 80.000 euro alle 200.000 euro, quindi per un piccolo borgo è tanto. Certo. Allora, noi abbiamo fatto anche degli incontri prima ancora della conferenza stampa con gli abitanti. Perché proprio, diciamo, per l'Officina del Gran Sasso lavora da novembre, che comunque sta proprio lavorando sul territorio in un'ottica proprio dal basso, no? Vengono fuori delle, mi raccontavi. Sì, perché ci piaceva iniziare in una maniera un pochettino
Cioè andare un attimo a capire quali sono i reali bisogni. Certo, conosciamo quali sono i bisogni e le problematicità, come anche le eccellenze di questi territori abruzzesi dell'entroterra, però è anche vero che poi ci sono devi conoscere proprio il tessuto umano, non so come dire, no? Le risorse umane, il potenziale. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di incontri, una sorta di laboratorio di comunità, ne abbiamo fatto una ventina, c'è stata una buona presenza. E quindi sono uscite fuori, anche attraverso la somministrazione di un questionario, sono uscite fuori appunto analizzando dei dati che ci sono stati molto utili poi per programmare. Quindi la cooperativa di comunità è un'esigenza che proprio, cioè, è stato proprio richiesto. E quindi verrà proprio il presidente, nazionale, sì, delle cooperative, sì, di comunità, Conf Cooperative Habitat, sì, è uno dei maggiori esperti. Uno dei maggiori esperti a spiegare cosa sono, come farla perché in realtà lui accompagna il processo di costituzione, non solo, ma la finanzia pure. Cioè, quindi abbiamo proprio tutto. Infatti, al primo appuntamento del 6 aprile invitiamo tutti i comuni del cratere, perché crediamo che possa essere, visto che da questa parte dell'Abruzzo non ci sono cooperative di comunità, al contrario della parte aquilana e chietina, quindi ci teniamo a diffondere questa potenzialità. Insomma, cari spettatori, cari telespettatori, segnatevi questa data, il 6, quindi stiamo parlando di sabato prossimo, 6 aprile alle ore 17, tutti a Fano Adriano per questo importante incontro. Fare una cooperativa di comunità, che cosa sono, come funzionano, in cosa vi possono aiutare, soprattutto chi abita nei piccoli borghi e nei piccoli centri, importantissimo, perché può dare veramente una mano, no, a superare delle difficoltà. Esatto. Di tutti gli appuntamenti il luogo è sempre lo stesso, cioè ovvero la sala polifunzionale dell'ex ostello, da oggi in poi officine del Gran Sasso, così almeno ce lo ricordiamo. Quindi non sarà difficile raggiungerci, perché Fano Adriano è un piccolo borgo, e tutti gli appuntamenti comunque, come questo ed altri, sono sempre più o meno o di sabato o di domenica alle ore 17. Quindi per facilitare anche, sì, la partecipazione. Esatto. E poi altri appuntamenti interessanti, andiamo ad incontrare l'ideatore e presidente di Nomadi Digitali. Nomadi Digitali, Alberto, che abbiamo Mattei. Sentito, si tratta proprio dei lavoratori che lavorano in smart working, no? Esatto, sì, io sto pensando di diventare un nomade digitale, mi piace molto questa cosa, perché viaggia il mondo. No, tra l'altro il nome è interessante, perché è proprio un movimento, una rete che riunisce i territori che si rendono ospitali a questo nuovo forma di turismo, perché poi alla fine è una sorta di turismo, no? Ed anche le persone, quindi ormai hanno fatto diversi studi, hanno capito quali sono le caratteristiche di queste persone, cosa cercano, di cosa hanno bisogno. Infatti i Nomadi Digitali, oltre a fare questo incontro che è il 12 maggio, domenica 12 maggio alle ore 17, quindi siamo un po' più in là, faranno anche una formazione su come gestire un coworking, cioè ci sono diversi modelli di gestione, quale è più rispondente anche ai nomadi digitali, quindi sarà interessante anche questo corso che faremo. Quindi se volete smettere di lavorare dal vostro ufficio e diventare lavoratori nomadi digitali, speriamo che veniate a Fano Adriano, perché c'è un coworking per voi. Ecco, oltre a girare per il mondo, fermatevi in questo borgo che tra l'altro è meraviglioso, regala una natura speciale veramente, è una storia importante anche, perché poi Fano Adriano ha proprio, lo conosciamo anche per altre situazioni, ha una storia importante, una grande vivacità anche culturale. E vogliamo dire anche l'incontro, so che c'è un incontro prossimo, anche quello che è dedicato a, ce ne parli tu Alessandro, questo magari è più tecnico, il 13 aprile c'è l'incontro per il senior borgo, sì, oggetto di questa tesi di laurea di un fanese, un giovanissimo fanese, laureato sia alla LUIS con una tesi per oggetto proprio Fano Adriano come borgo senior, fa tutto uno studio.
ha trovato una serie di caratteristiche per le quali Fan Adriano potrebbe effettivamente essere molto attrattivo per persone anziane autonome attraverso, cioè, un albergo diffuso. Diventare proprio una residenza diffusa per persone anziane, però autonome, magari anche con voglia di fare passeggiate all'aperto. Sì, perché la qualità della vita a Fan Adriano è incredibilmente buona, consideriamo che è completamente pianeggiante, quindi si va dalla farmacia tranquillamente alla chiesa, al bar, al ristorante, quindi è servita, è ben servita sotto questo punto di vista. Abbiamo tantissime case, come sapete, come succede in tutte le aree interne, che sono secondo case chiuse, quindi potremmo riattivarle in questo senso. Questa è l'idea, se riusciamo a portarla. Alessandro ci spiegherà come, speriamo che riesca, magari potrebbe essere anche un'attività della cooperativa che magari sarà avviata. Quindi in realtà Officina del Gran Sasso non fa altro che appunto trovare delle situazioni possibili e contestualizzate all'interno della realtà dei borghi, delle aree interne, e poi metterle anche in rete, cioè far confluire tante energie verso... Esattamente. Officine del Gran Sasso fa delle cose, ma crea anche le condizioni già esistenti per alcuni aspetti, affinché certe cose che già si fanno si facciano meglio. Quindi è anche un progetto che funge da connettore delle risorse già esistenti. Quindi, ripeto, fa delle cose, ma contribuisce affinché se ne facciano altre da parte di chi sul territorio già le fa in qualche modo. Quindi ha questa duplice funzione. E invece, tornando a quello che ci chiedevi prima, tu parlavi di domenica 14 aprile, alle ore 17, sempre lì nella sala di Officine del Gran Sasso, ci sarà un info day sulla misura di Invitalia Resto al Sud, un consulente di Itaca, Sara Zenobio, Sara, che salutiamo, esattamente, una collega, che terrà questo seminario sulle opportunità di finanziamento per le imprese nel quadro della misura Resto al Sud. È anche importante questo. Anche Resto al Sud è una misura insomma che abbiamo cominciato a conoscere, è molto importante per i giovani, non solo, anche non troppo giovani, imprenditori. Nei mesi e negli ultimi anni, insomma, per una serie di ragioni, il limite massimo di età si è alzato parecchio, quindi poi insomma ci sono delle situazioni particolari che riguardano anche le donne, che quindi anche hanno una priorità in questa misura, quindi non so. E copre gran parte delle spese, anzi forse in parte... Direi complessivamente per varie, in misura variabile, attraverso regimi diversi, poi vi spiegherà la dottoressa Zenobio, però integralmente in qualche modo. Quindi insomma è un'opportunità importantissima per proprio conoscere quali sono le possibilità per fare impresa, avendo anche dei finanziamenti, degli aiuti, un supporto, ecco. Quindi il Resto al Sud, questo è il 14 aprile alle ore 17. Adesso avremo una scheda che ci farà vedere la nostra regia con le date e gli orari, e quindi segnateveli, ecco. E, benissimo, quindi abbiamo dato una panoramica di quello che Officine del Gran Sasso è. Ci ritorneremo nel corso, perché il progetto è lungo e noi vogliamo seguirlo come Rete 8 di pomeriggio, vogliamo seguirlo, seguire insieme a voi anche quali sono poi i risultati di questo progetto. No, andremo proprio scoprendo cosa succede a Fano Adriano e nei territori delle aree interne. Abbiamo detto che Fano Adriano è un aiuto anche per far fare delle cose, le fa, ma aiuta anche a farle fare, perché poi io immagino, una volta arrivati al 30 giugno, tutto ciò non finisca, ma continui in maniera anche autonoma da parte degli abitanti delle aree interne, appunto di questi borghi, di questi paesi.
Io, Alessandro Perfetti e Eleonora Concagna, grazie di essere stati con noi qui a Di Pomeriggio insieme ai nostri telespettatori, e vi ringrazio per averci dato l'opportunità di conoscere questo progetto, ma continueremo a sentirne parlare perché lo seguiremo, abbiamo detto, nel corso dei mesi. E vi saluto. Grazie. Grazie. Grazie del gentile invito. E vi auguro buon lavoro. Noi torniamo subito in studio.